È mattino, Tebnoteb si sveglia, ma i nostri giovani avventurieri riescono a sfuggire al suo fiuto e mentre è tornato di guardia decidono di tendergli una trappola all'interno dell'igloo in cui c'era un buco. Teb cadrà nella trappola, vedevi tutti e inizia il combattimento. Bello. Allora, Ok. Mi piace. Ada si mette Mi veramente piace. sopra l'igloo, da nelle parti diroccate, beh, e comunque non la si vede, no? E butta giù il masso, rompendo la grata, facendo un chiasso della miseria. E vedete che da una zona tutta di spine di ghiaccio, da cui vedete arrivare un forte vento, vedete comparire una creatura di taglia grande, Minchia. bluastra, dai capelli bianchi, che corre verso la La trappola. trappola. Non so se ci metto il giusto. In mano una mazza fatta di ghiaccio. In mano ha una lancia, una semplice lancia. Mazza fatta di ghiaccio, per caso. No. Perché? E niente, era una citazione poco Ah, corretta. quella di Game of Thrones. No, no, non è quella. Non era Game of Ah, non era Thrones. quella? Ok. Allora, in questo momento il troll si sta affacciando. Quindi Ada gli va di dietro. Mi tirano uno spintone, Sì, vuole fare la manovra di Bull Rush. Quindi prima tirate voi, se volete dare la mano. ok, cos'è che dovremmo tirare? Combat Credo di co no. Lili, no, vabbè, tu hai detto che non la volevi fare, no, non volevi dare la mano. Io ho detto di No, sì. Ho detto che volevo Lili. dare una mano. Quindi No, Thorin. no, no, ho detto che davo una Ah, mano, ok. non facevo Ah, la prova. ok. Turion e Thorin. E Io come posso dovete fare? fare anche voi il tiro della manovra di combattimento. Però non avete la DC del tipo. Ok. Sì, MB. Sì. Ok, il mio potrebbe starci. Sì, così. Quello di Thorin pure. Cioè, il dado è così storto che mi sembrava un 6. Quindi. Hai un più 2, un più No, 4 aspetta, è un totale. 6. Io più 4 più 5 sulle prove del toro. Ok, quindi 21. Sto cretino viene preso di schiaffi. Sì. Ok, Madonna. allora. Tutti e quattro ci mettiamo a caricare verso il troll. Che spingiamo e finisce nel filo da inciampo. E si porta dietro tutto il glue. E finisce quindi in questa fossa che è profonda 20 piedi. Sono praticamente 4 metri di Di fossa, fossa. sì. Povero troll, quasi mi dispiace per lui. Quasi. Quasi. Vabbè, Tappo, quasi. in questo momento lui dovrebbe essere tipo a terra. Io sì. dopo 4 metri di caduta, e Cristo, anche uno di 2 metri si fa male. Infatti subisce. Quanto era il danno? Oroscopio, un D10 più 2. No, ma magari. Tipo danno da caduta, un D1. Subisce 7 danni. 0. Ah, 7 quanto? danni. Ah, ok. Allora, niente, cade. Wow. Niente, si guarda in alto. E venite a vedere tutti e quattro noi che l'abbiamo spinto. Quindi e adesso cerca di salire dal buco, che comunque lui ci è caduto, però non è che ci metta tantissimo in considerazione questo, no, lui fa la prova di acrobazia per risalire. Non pare. È comunque di taglia grande, Vabbè. cioè. Vabbè, quindi abbiamo anche attacchi di opportunità se si prova a muovere Sì. ora. Infatti, quindi ti mette la prima mano e parte Allora casualmente. lui riesce ad uscire dal buco. Cazzo. Beh, tanto abbiamo attacco di opportunità tutti e quattro adesso che è fuori per ora. A Ora. posto. Intanto modo bene tirare pure tutti in iniziativa, quindi. Implode prima. Se implode con gli attacchi di sorpresa per me va benissimo. Aspetta, lui è appena uscito. Lui sta uscendo e quindi abbiamo Sì, è Ada, no? quello che ho appena detto.
Prima fate quel lato che io lo faccio per l'ultimo per provare di buttarlo dentro. Vabbè, aspetta. Tipo. Se quello che devo fare io mi viene bene, mi sa che non c'è più Vabbè, bisogno. intanto comunque tirate l'iniziativa per capire l'ordine delle Ah, cose. Poi se ti quindi aiuto. è considerato un round di sorpresa questo o No, non è il round di sorpresa. Cioè, il round di sorpresa l'abbiamo tirato? utilizzato per fare attacco di opportunità. Per fare la bull rush. Sì. Ok, subito c'ha No, no, 25. 25 è Ada. L'unica cosa non mi fa selezionare il token. Mannaggia, aspetta, Ma qui qua c'ho dei. quasi è sbagliato un attimo. Ti ha 25 E Ada. infatti, ma che cazzo? Io c'ho 3 comunque, dato positivo. Ok, allora un attimo. Allora, Ada, 25. Tu hai detto 3. Vabbè, allora. Vabbè, tu hai 4. Ok. Vabbè, penso che comunque cedi il turno a Turion. Cioè, prendi il turno di Turion perché Turion è ultimo. Giusto? In che senso Ti ho cedo il detto che turno a Turion? volevi l'ultimo turno, volevi fare per ultimo. L'attacco Eh d'opportunità? sì. Sì, vabbè, sì. Per quello dico comunque, quindi tu sei l'ultimo. Ok. Allora ti metto iniziativa di Turion. Il troll aggiungo il turno. Ok, il troll tanto per capire di allineamento com'è Eh? messo. Di allineamento il Le tue troll. mani fremono. Caotico malvagio. È un gigante anche. Quindi anche bonus più 2 per il tratto odio Apostissimo. del gigante. Perché i nani odiano i Allora. giganti, quindi è bonus più 2. A te per colpire, per usare punire il male. Sì. Anche Thorin è Faccio contento su questo. punire il male, attacco poderoso. Allora, intanto, Bene, grazie. come Ciao. fanno esplodere? allora, intanto Ada vede che praticamente il troll è tutto coperto da muschio, fogliame, roba che facilmente prende Veramente. fuoco. Allora Ada Dai. ne approfitta. E si innesca mentre accende i pugni. È Si tipo innesca. la fiamma, la si innesca, prende, accende i pugni. Michelison. E va a fare, diciamo, tra virgolette, un completo, perché tanto è livello 3, è un solo attacco. Colpisce con tutto, fa il pure. Aspetta che devo fare un altro di 6. Manca un altro di 6. Perfetto. Cioè, considero l'ultimo qua. Perfetto, che quindi fa 14 e 4. Non mi dica che sono crashato di nuovo. Ah, No, ok, no, perché sto vedendo Matte scrivermi, mi è venuto per un attimo un infarto. Allora, dicevo, quindi ho fatto. No, questa. Mannaggia. Ok. Allora, 14, 4 su 18, 20, 48. E 3. non vi sento più Mi sa che cazzo. adesso è matto quello che è esploso. Da. Non riesco a scrivere. Ok. 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 Allora, quindi lo colpisco. Mi faccio, diciamo, 40. 40 danni più o meno, sì, 41 danni. E prende fuoco. E quindi adesso Lily, che fai? Beh, io no. Faccio un semplice completo umide e senza problemi. Magari mi piazzo qui per fiancheggiare. Ok. Poppo. Vabbè, quanti di tre? Non colpisce. Che Aspetta che devo anche il morso. Il morso colpisce per un filo. Fai 6 Ok, danni. Ci risenti? mi sentite Sì, adesso adesso? sì. Ok. Vai, 8 danni.
I prenditi tuoi sono gli unici che rigenera. Semplicemente adesso il troll va a fuoco. Eh Così. sì, ho dato fuoco, quindi... adesso tocca a Turion. No, tocca prima a lui, che nel momento in cui si vede da una parte la falce che gli fa una ferita. Si vede a fuoco, vede i pugni infuocati di Ada, butta la lancia per terra e inizia a buttarsi per terra rotolando. Quindi ci causa un altro attacco all'opportunità, però prima finiamo questo. E tu hai, diciamo, più 4 all'attacco, lui in realtà ha meno 4 alla classe armatura. Quindi vai, Turian. Minchia, Tu mi devo lo vedi divertire. con la paura negli occhi mentre sta andando a fuoco e cerca di rotolarsi nella neve per spegnerla. Ok, quindi devo pensare. Super. Quanto che ho di opportunità ora? Un più 4? Sì, avrete un più 4 all'attacco per colpire. Vedete, è dato dal fatto che lui è un meno 4, quindi per me posso contarlo io. Quindi si inizia di 20 più 9. Ma intanto penso che fai anche un attacco poderoso. Sì. Quindi hai più 2 all'attacco, più 2 per colpire. Ricordi che poi Quindi. più 2 per colpire, più... Vabbè, aggiungi tutti i santi Antoni di danni che saranno tipo non so quanti. Infatti. Ricordati pure punire il male. Quindi aspetta, sì, più 9, credo sia un più 9 questo. Deve essere allora il tuo livello da paladino, vabbè, si cazzi, tanto colpisci. E Minchia. Ok. mo vai Poi con la a spada. due mani. Quindi Sì. per due Quindi un D10. sì. Più 2,5 forza. No, aspetta, che cazzo sto dicendo? Più il doppio forza. Vabbè. Che cazzo è Sì, ho sbagliato 2,5 di io. quello? Serve 2 volte e mezzo, ma quella è la cosa dopo. Di attacco Ok, poderoso. quindi è 9. Ok. Oddio, aspetta, mi devo calcolare, ogni volta che i calcoli mi fanno impazzire Sì, qua. ma hai detto... Ma me lo sono andato pure a cercare io, però così ti do una mano. Sto talento, vado a farlo un pochettino più semplice, Cristo. Allora hai più 2 al danno. Ok. Segnato qua. Allora... Quindi. Un più due al danno. Aggiungi poi una volta e mezza Ok. forza più la metà sarebbe... Sì, praticamente sì, sarebbe 2 volte e mezzo la forza, aggiungi. Più due forza più metà forza. Più poi, allora, paladino. Quindi Per siamo a tre, poi più due forze, via di qua punire il male, cinque. penso, no? Che stai usando anche quello. Sì. 5, 6. Aggiungi il tuo livello di paladino per ritirare il Quanti danno. sono 2? Il tuo livello da paladino, so 3. Ah, giusto. Ok, più 8, minchia. Vai. Ok, quindi 11 più 8 a posto. E faccio anche minchia. Ok. Si offendeva se mi dava il 10, vero? Si offendeva se mi spuntava il 10 sul dado. 57 danni totali. No, che 57. 63. 57. Ok. Adesso tocca a Thorin. Ok, allora io farei un blast con la pushing infusion. Ok. Quindi lo spingo indietro e faccio, cioè, faccio una... Prima lo attacco e faccio gli eventuali danni e poi faccio la prova di Bull Rush mettendo Costituzione al posto di Forza. Ok. Quindi, innanzitutto, Blast. Unica domanda, io sto accettando un altro punto di Barn per fare questa cosa, no? Me lo conto già per l'overflow. Sì. Quindi
Modificatore all'attacco più 2, Qua mi segno i danni, modificatore ai così danni continuo a più vedere. 4. Quindi fai 20 danni? Oh, faccio 20 danni. Sì, ho già segnato tutte. Adesso la prova di CMB. Ok. 25. Ho già settato la costituzione al posto della forza. Passa. Quindi lo rispingi. Quindi Lo rispingi nel lo buco. spingo di... Sì. Ok. Lui praticamente continua a rotolarsi nella... anche cadendo, continua comunque a rotolarsi, cerca di spegnere il fuoco. Intanto comunque comincia a gridare pietà e di risparmiarlo. E questo ovviamente a Tullio non piace perché si triggera male quando sente pietà e risparmiatemi. Che quanto mi conosci bene. Adesso sta ancora con i pugni infuocati e decide di scendere giù e fare un altro completo. Minchia. I botti di Sì, Capodanno. sì, sì, sì. Perché non si sa mai, ancora non ha spento il fuoco, però se lo vuole spegnere non può, perché continua a dargli fuoco. 12 e 12, lui è caduto di nuovo prono, quindi sì. Ok, di nuovo colpiscono tutti e due, faccio 12. 13, 15, 16, mi serve un altro T6. 17. Ok. Madonna, abbiamo fatto 100 danni pari pari, eh. Pratica. Continuando a picchiarlo, a massolarlo, mentre cazzotti di fuoco nei denti, questo ancora chiede pietà a tal punto che ormai non si sente più nemmeno la sua voce. Io rimango giù. Ho sprecato la mia azione di movimento per scendere e l'ho saccagnato di mazzate. Quindi non è che posso fare altro. Quindi Lily, che fai? Pensi che sta bruciando fino alla morte. Ormai senti proprio la puzza di bruciato venire da lì. Di carbona. Comincia a vedere anche la sua pelle carbonizzata. Non so stare tutta questa evidenza, poverino. Spegnilo. No, mi dispiace. Lo spegnerò. Ok, quindi che fai? Ah, comunque mi ero scordato di dire che mentre sto in overflow vedete che ci sono tutte roccioline che mi girano intorno, le rocce intorno a me e si sollevano e iniziano a Ah, tipo girare. Avatar, come quello che ho fatto nel tuo disegno, insomma, che c'è nel... Sì. Ok, quindi Lily provi a spegnerlo? No. Ah, quindi cosa fai? C'è la neve, si spegnerà da sola. Quindi tu rimani a guardare? Vorrei tanto dire di sì, ma mi sembra brutto. Puoi dirlo, eh? Aspetta, guardo cosa fate voi, Ok, se quindi lo tu ritardi il spegnete. turno? Ok. Però non te aspetta, i troll sono giganti di razza, quindi ci sta pure... Vabbè, non c'è riuscito ad attaccare, quindi... Si applicherebbe anche il defensive Sì, se training. per questo si attiva anche il tratto odio verso i giganti. No, vabbè. Quindi Lily ritarda il turno. Il troll ormai non ha più la forza nemmeno di combattere, mentre ormai si sta morendo. Il suo fattore rigenerante, vedete, tipo, una cellula che si rigenera un pezzo di pelle e torna di nuovo a prendere fuoco. Quindi ormai si sta lasciando morire, non ce la fa. Non è mai più nessun fuoco, non è più nessun fiato. Tyrion, sì, ormai è praticamente morto. Ormai se tipo sta subendo i danni alla Costituzione. Poi addirittura. Eh sì, e quelli sono rimasti. Che devo fare più? Quando arriva a 103 danni è ufficialmente morto. Cioè.
Guarda, faccio un'unica opera buona. Mi fracassi la testa. Spero di fare. Sì, veramente, gli tiro una frecciata in testa sperando di farlo soffrire di vero. Perché tipo, muori e basta. Vai. Sono gentile. Quanta pietà. Otto, non colpisci. Minchia, no. Wow. Lo faccio soffrire di più apposta. Vabbè. Tocca a Thorin ormai. Anche per te ormai. Tu pure vedi mentre sto corpo che prende ormai esanime. Che cerca di arrancare la Vabbè, mano io. verso l'uscita. Vedi che mette la mano, mette sulla neve. Vedi la mano bruciante. Vabbè, io mi affaccio sul buco e alzando pure il martello raccolgo le rocce nell'aria per un'ultima ondata e provo a dargli questo colpo di grazia. Non è che devi chiudere, lo chiudi nel buco, no? Perché c'è Ada ancora dentro. No, 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 non lo, no, non voglio chiuderlo nel buco, voglio fargli crollare addosso una roccia per spiaccicare quel Sì, buco ma in quel apposta. buco ci siamo io e lui. Sì, no, non prendo solo lui, non Ok. prendo pure te. Non posso ancora fare cose così grandi da coinvolgere altri bersagli. Va bene, allora. Posso ancora prendere anche te, ma aspettiamo. Colpisci ormai. Due. Appena gli arriva la roccia addosso, si frantuma in mille polveri. E Ada esce fuori dal tunnel, dal buco. Dal buco. Ah. Ecco, se serve le porgo una mano per aiutarla a salire. No, no, sale da sola, sale da sola. Con una manata, stile il troll, mette la manata su e risale. La vedete, praticamente ormai tutta nera, perché la cenere del troll gli è andata addosso da un lato. Mentre se la scrolla via, vedete ormai il mortale d'inverno. Completamente nella sua interezza. Avvicinati al portale, il freddo diventa quasi ingestibile per Turion, Thorimnim e Lili, mentre Ada sente qualcosa di familiare in quel vento. All'improvviso, dal portale compare il Cavaliere Nero, uno dei tre araldi di Baba Yaga, ferito a morte, e svela ai quattro che per fermare il vento e il gelo bisogna fermare l'attuale regina delle streghe, Elvanna, e per fermare lei e la sua rivolta c'è bisogno di sua madre, Baba Yaga stessa. Inoltre rivela che Baba Yaga è un essere millenario che viaggia tra i piani e i pianeti, rivelando inoltre di non essere nativa del pianeta in cui i nostri eroi si trovano. Ormai morente, consegna due delle chiavi per risvegliare la casa danzante. Una maschera da medico della peste e una barba di gigante, e chiede ai giovani di fronte a lui di salvare la sua signora. Loro accettano, e il cavaliere spira l'ultimo respiro, lasciando al suo posto un possente cavaliere dall'armatura nera, un vecchietto vestito di un semplice saio nero. Cosa gli aspetta dall'altra parte del portale, lo vedremo la prossima volta.